Cari amici di Brianza Channel, oggi siamo a Biassonno in compagnia di Luca Perego, che è il capitano del centemero Monza Roller. Ecco, com'è la vostra posizione e come si sentono i giocatori? Allora, dopo 19 anni finalmente Monza ritorna a calcare la Serie A nazionale, quindi per noi è veramente una grossa emozione. E la società e i giocatori ci stiamo preparando per l'inizio del campionato, che avverrà settimana prossima a Viareggio. Giocheremo su campo neutro a Follonica, perché Viareggio ha la squalifica del campo. Le prospettive, speriamo di fare un bel campionato. Siamo una squadra nuova con diversi giocatori nuovi e cerchiamo di portare in alto il valore della città. Vi garantisco che non è facile fare 300 km per venire a allenarsi. Loro lo fanno perché hanno molta passione e mi auguro che credino nella società Monza. Con questo penso di aver detto troppo. E passo la parola a Tommy, che è il mio collaboratore fidato. No, abbiamo fatto mille battaglie assieme, abbiamo vinto il mondiale, abbiamo conquistato, insomma, siamo due grandi amici, per cui veramente io ci tengo a Tommy, perché oltre a essere un grande amico e anche lui come me ci tiene che il Monza ritorni a essere una bella squadra, una squadra che lotta per lo scudetto, perché Monza, ricordiamo, che è stata la capitale dell'hockey. Qua la gente, io non so, abbiamo delle possibilità qua che sono inimmaginabili. Vi ha detto i lavori, gente che è nel mondo dell'hockey da anni, mi hanno chiesto tutti con molta curiosità ed erano molto curiosi di sapere se in effetti è vero che giochiamo a Monza, che giochiamo, in quale palazzetto giocavamo. Volevano sapere se era la stessa società del Monza o del Roller, e quindi ho fatto una settimana a parlare di Monza nel contesto di un campionato europeo in Portogallo. E molto, molto di più di quanto se ne parli qui da noi. La società dell'hockey, molto importante. Importante perché è l'inizio di un certo tipo di programma biennale con opzione anche per andare avanti. Quindi noi appoggiamo completamente questa società, facciamo solamente comunque lo sponsor, non entriamo nelle decisioni societarie di nessun tipo. Ma vorrei precisare una cosa, il fatto che spero che ci sia solo l'inizio, che ci siano anche altre aziende, altri partner che comunque ci affiancano in questo cammino. Perché ne vale la pena, noi abbiamo scelto questa società, ci siamo conosciuti, abbiamo scelto per le persone. Persone affidabili, presidente Franco, con cui ho avuto un rapporto stretto. Siamo partiti con la 2 che sinceramente non ci interessava, abbiamo detto chiaramente, ma poi ha detto se andate in A1 noi siamo qui e abbiamo mantenuto la parola. Siamo col presidente Andrea Brambilla e volevamo chiederle come mai questa idea dopo tanto tempo di riqualificare un po' questo sport. Allora, l'idea è nata da un gruppo di ex giocatori, ex dirigenti del caro vecchio Roller Monza e dell'Hockey Club Monza. Dopo gli europei del 2006, un po' di anni fa, si erano riuniti e avevano costituito una società, l'Hockey Monza Brianza, che ha un po' segnato il rientro dell'hockey tra le mura di Monza. Poi, dopo qualche anno di risultati più o meno altalenanti, di una Serie B che comunque faticava a trovare spazi, a trovare una certa continuità,
nel 2012 con Franco Girardelli e Tommaso Colamaria abbiamo pensato comunque di cercare di dare un nuovo significato all'hockey a Monza e abbiamo definitivamente chiuso la vecchia società e abbiamo riaperto con nuove idee, con nuove persone, con tanta gente che è venuta a dare una mano anche al settore giovanile. E nel 2013, l'8 aprile, è nato l'Hockey Roller Club Monza. È nato con delle idee ben chiare, perché non volevamo più essere solamente una società che giocava a Monza, ma abbiamo pensato di fare il passo giusto comunque di cercare una casa, cercare un palazzetto che fosse consono per l'hockey, anche grazie alla collaborazione con Donato Cesana, col comune di Biassono, che ci ha fatto una proposta e noi abbiamo accolto. Siamo sempre rimasti in questi anni tra Monza e Biassono, anche se ormai Biassono per gestione degli spazi, per la logistica, è ovviamente più adatto a gestire una squadra che già nel 2013 ha pensato di poter arrivare, insomma, di poter riportare l'hockey, quello che non eravamo riusciti a fare, non per mancanza di volontà o di voglia, con la vecchia dirigenza dell'hockey Monza Brianza. E siamo riusciti comunque a fare il passo in due anni, che è un passo incredibile, perché nel senso, noi il primo anno abbiamo veramente trovato una società con tanta voglia di fare, tanti ragazzi giovani e speranzosi che sono presi carico di portare la squadra in Serie A2. Non abbiamo da subito raggiunto il risultato, perché nonostante avessimo vinto il campionato zonale, poi una delle finali nazionali un po' sfortunate ci hanno relegato nelle posizioni non di vertice. E durante l'estate c'è stato questo ripescaggio che noi speravamo, in cui abbiamo sperato tanto, e ci ha riportato in Serie A2. Abbiamo costruito una squadra veramente competitiva, che ci poteva dare sicuramente tanta, non la certezza perché quella non c'è mai, però tante possibilità di arrivare in Serie A1, ed è stato un campionato veramente combattutissimo, perché così come lo era stato in Serie B, anche in Serie A2 l'anno scorso abbiamo trovato delle squadre fortissime e quindi siamo riusciti a fare il grande salto, e diciamo che ci siamo resi conto solamente quest'estate, quando era finito tutto, siamo resi conto di quello che avevamo fatto. È stato bello perché i ragazzi si sono trovati bene, tanti sono rimasti con noi, abbiamo fatto alcuni inserimenti nuovi, però di fatto il bello di questa società, e ci viene detto il bello che viene detto dai nostri stessi atleti, che hanno militato in tante altre società e dicono che qui si trovano bene, perché con me, con Girardelli, con Colamaria, è un rapporto sempre uomo a uomo, cioè non è un rapporto atleta dirigente, non ci sono ordini particolari, c'è solo voglia di fare bene, c'è solo voglia di dimostrare che quelle persone messe in campo da Tommaso Colamaria sono sempre quelle che alla fine riescono a farci in un modo o nell'altro. Abbiamo con noi lo sponsor Marco Centemero e volevamo chiedere come mai l'idea di sponsorizzare proprio una squadra di hockey e non altri sport, come banalmente può essere il calcio. Ma guardi, io penso che noi partiamo principalmente dalle persone, non è un fattore di calcio, hockey o pallavolo, è un fattore che ci è piaciuto molto la dirigenza di questo sport. Poi noi siamo brianzoli, la squadra è brianzola, e soprattutto siamo usciti un pochino dal seminato per fare, come ho detto prima, un programma serio nel tempo. Con questa società io penso che lavoreremo bene, e naturalmente negli anni il fatto di lavorare e raggiungere magari l'Europa è anche un fatto che noi, essendo abituati a lavorare con l'estero, è ancora una vetrina in più. L'hockey poi è qualcosa di positivo rispetto al calcio. Il calcio purtroppo ultimamente, anche molto vicino, è stato qualcosa di veramente oscino. Quindi davanti a questa
possibilità di lavorare bene, l'hockey e anche a livello, diciamo, educativo, col settore giovanile, qualcosa di serio. Professore Donato Cesana, volevamo chiederle qual è l'impegno dell'amministrazione rispetto a questa iniziativa dell'hockey. Rispetto a questa iniziativa dell'hockey, l'amministrazione comunale di Biassono comunque è sempre stata molto impegnata e sempre molto disponibile. Li abbiamo incontrati nel 2012 e abbiamo deciso di sposare il loro progetto perché sono persone, secondo noi, oneste, sane, che respirano sport e quindi hanno meritato la nostra fiducia. Poi, come dicevo prima in conferenza, la struttura è nata negli anni 80 proprio da loro, proprio per dare casa all'hockey Monza. Non abbiamo fatto nient'altro che riaggiornare un progetto e camminare insieme sempre avanti.